Maria Letizia Cavalli, la figlia del pittore Emanuele di Vera Haberfeld. Questa è casa mia. Casa mia, abito qui dopo l'alluvione di Firenze, dal 65-66. Emanuele Cavalli, mio padre, era nato a Lucera nel 1904. E poi è venuto a studiare pittura a Roma nel 21, 1921. La famiglia di mio padre è una famiglia agiata, benestante, di diciamo alta borghesia, di possidenti, gente dell'Ottocento. Il fratello di mio padre, il fratello gemello, è stato un grande fotografo. Giuseppe Cavalli. Poi questo gioco della fotografia l'hanno cominciato insieme, ma è durato tutta la vita. Poi uno ha deciso che era pittore, l'altro era fotografo, però c'era una grossa collaborazione fra loro due. Era un grande gioco fare la fotografia, una grande scommessa. Poi in quei tempi, e poi il tempo di guerra, per esempio, non c'erano mezzi, però con l'aiuto di mamma, che era mezza chimica, faceva tutti gli sviluppi, faceva tutti questi, i primi esperimenti di fotografia, infatti giocando. Ha cominciato, credo, prima il babbo di zio Peppino, che poi l'ha coinvolto in questa cosa. Poi il babbo era un grande aggeggione, per cui si faceva le macchine fotografiche, adattava gli obiettivi, gli chassis. Faceva tutto solo, zio Pippino aveva più mezzi. E questo è un piccolo album di memorie, di ricordi, ci sono delle foto bellissime. Poi qui ci sono anche i picnic, che era un'altra abitudine di famiglia. Ecco, qui è con i Capograssi, con Lady Spicer, con Franca. Di foto belle ce ne sono tante. Padre è una persona molto controversa, direi, proprio molto controversa. Aveva un lato sempre sereno, gioioso, e poi c'era un aspetto invece molto umbratile. Però la cosa più importante per lui era la pittura, l'ho già detto anche altre volte, ed era proprio la sua ragione di vita. Pittura è l'ossessione della sua esistenza. Ho posato anche tanto per il bambino. Andavamo avanti per ore e ore. Io non ne potevo più perché era difficile stare fermi, però da quando ero bambina fino all'età adulta, l'ultima volta che ho posato per lui era nel 68, mi pare, o 69. Si entrava nel mondo, entravi nello studio del bambino e entravi in un mondo a parte, perché era pieno di sollecitazioni di ogni tipo, pieno di oggetti che o solo erano stati dipinti o sarebbero stati, di colori, di odore di pittura. L'odore di pittura è un odore a parte. Ecco, in questa casa ci sono moltissimi oggetti che sono stati dipinti da mio padre, che io ho conservato perché sono delle cose che amo e sono molto belle, e la casa è seminata di oggetti dipinti a mio padre. C'era, per esempio, questa è una piccola tanagra che fu trovata nella masseria, perché la trovarono molte tombe etrusche. E poi è dentro quella natura morta lì del 29. Per mio padre spesso i soggetti diventavano un'altra cosa. E nella composizione c'era sempre fuori una storia. Ecco,
diventavano dei personaggi. Allora c'erano tutte le caffettiere di tanti tipi, di vari colori, di varie grandezze, e veniva fuori il congresso delle caffettiere, oppure un'altra natura morta che era tutti i toni di blé, però c'era un cardo argenteo, diventava l'eclissi, oppure c'erano tante scatoline di colori e diverse forme che diventavano un paesaggio perché diventavano dei tetti. Delle case. Poi c'erano, non so, gli agli secchi e diventava la danza degli agli, le barbabietole, le cipolle, era sempre una cosa così. Beh, il tono del colore non era tanto quello che era nella realtà, ma il problema era quello che lui doveva trovare perché non si fosse equilibrato il quadro, per cui questa grandissima è una tavolozza che aveva sempre con tanti colori, tante marche, perché non so, c'era tre tipi di nero, quelli di Rembrandt, quelli di Rivolo, quelli di Lefranc, secondo perché avevano nel tempo, poi quando si sarebbero pietrificati reazioni diverse, lui conosceva molto bene come il colore sarebbe diventato, non com'era. E questo era un controllo costante del lavoro dell'artigiano, diciamo, oltre che dell'artista. Anticoli è un paesino a 40 km da Roma, abitato da modelli, modelli anticolari e da tanti pittori e scultori che sono anche scrittori, oltre a scultori. Ne sono stati proprio tanti, sono passati di qua. Questo è il primo quadro che ho di mio padre, il primo quadro dipinto alla scuola di Carena. È la Cesarina, che era una bambina che faceva la modella. È strano che ci siano di questo quadro altri due uguali. Uno di Colacicchi e uno di Onofrio Martinelli, che erano tutti e due la scuola di Carena. Questo quadro invece il modello era Bernardino Toppi, era un famoso modello anticolano che andava sempre a posare per i pittori a Roma, via Marmutta, Villa Strolfi, l'Accademia, molto famoso. Nel 28 mio padre va a Parigi e lì incontra Fausto Pirandello. Evidentemente ha dipinto questo ritratto, però la cosa divertente è che questo quadro è doppio. Qui c'è un altro della serie della Siesta, ce ne sono diverse varianti di questi. Adesso per questo è stato scelto Fausto. Questa è la Scala d'Oro che fu dipinta quando faceva i monotipi per illustrazioni di quelle edizioni Curcio, di Dante. Questo è un paesaggino di Anticoli. Fra l'altro credo che sia proprio qua dietro. E queste sono le scatole in relazione, come dicevo prima, dei quadri che hanno una storia delle nature morte che c'hanno. Si inventava le storie. Qui avevo 3 anni, qui ne avevo 9 e qui ne avevo 20 e già aspettavo il primo figlio. E queste sono le figure allo specchio. Questa è la mia mamma e questa è Iole che era modella, tata e donna di servizio. Veniva da noi tutte le mattine all'alba. Queste sono le tre melograne. Ricordo ancora queste abbandonate secche sulla mensola dello studio del caminetto dell'Univa Murata. Il mio paese, la mia casa.
che bello. Io sono nata in quella casa lì 84 anni fa. Adesso però non ci sono più le stalle abitate, non ci sono più tutti gli animali. Prima era un buon suono di rumori di asini, di maiali, di galline. Non c'erano le radio, c'era il suono della vita. La storia dell'innamorata comincia che Karen l'aveva affittata per l'estate dove aveva la scuola di pittura. E poi quando i miei genitori si sposarono gliela offrì come meta per il viaggio di nozze. Poi l'anno dopo loro hanno disdetto la casa e i miei genitori sono rimasti lì e io sono nata lì e fino a dopo la guerra, tutto il periodo dal 35 fino al 45 siamo state innamorate. Mia mamma mi lasciava andare dove volevo, potevo andare per i campi su per l'Oliva Murata perché i contadini passavano la mattina presto con le capre, con gli asini, potevo andare su a mietere il grano. Invece andavo in giù se andavano a fare la vendemmia, potevo andare a mangiare, a dormire dai contadini, ero molto libera fin da quando sono nata. Poi per il resto ero una solitaria, ero figlia unica, per cui mi accodavo a chi trovavo. L'Oliva Murata era una casa solitaria. Dirimpetto e fuori dal paese, la collina opposta, però tanti anticolani avevano i campi, li chiamavano paese, i campi venivano chiamati paese e passavano sotto casa nostra andando a coltivare i loro campi. E poi adesso sembra un paese silenziosissimo, allora era molto rumoroso perché c'erano tutti i suoni degli animali. I pittori restavano incantati, perché una luce molto, molto trasparente. Era una luce molto impressionista. L'Oliva Murata, oltre a noi che vivevamo nella Villa Grande, di fronte c'erano due contadini, Antonio e Maria Domenica, con un'asina che si chiamava Peppinella. E poi invece agli studi c'era Nene Bardelli che abitava allo studio di fronte ma veniva solo d'estate, la compagna di Celestini che pigliava l'ultimo studio in cima all'Oliva Murata. Celestino Celestini, poi la strada è stata messa a suo nome grazie all'interessamento di Nene che è rimasta sola. Qui ad Articoli gli amici di Emanuele Cavalli erano capograssi per primo perché c'è stato. Loro venivano i fine settimana che allora si usava poco, però anche per lunghi periodi perché aveva anche lui un bello studio. Ci facevamo i saluti dalla finestra. Io ero molto amica di Bice, la loro figlia. E poi c'era Pirandello, che anche lui aveva casa, studio, aveva sposato una modella anticolana. Poi c'era Martini. Poi c'era Cen, c'era Pasquarosa Bertoletti. Poi c'era i Toppi, Carlo Toppi, Senla, Gaudenzi, ce n'erano tanti di pittori fantastici. Poi ce n'erano tanti che venivano per brevi periodi, per brevi soggiorni. Uno fra i tanti personaggi importanti e noti era Luigi Pirandello che affittò giù la casa di San Filippo per l'estate. Il figlio era pittore e amico e collega di mio padre, ma anche il padre che oltre a scrivere dipingeva anche. C'è un paesaggino delizioso dell'Oliva Murata dipinta da Luigi Pirandello che io ho visto. C'è anche delle belle foto fatte giù a San Filippo. Mia mamma ancora mi aspettava, c'ero ma non c'ero, e che ho fotografato sia Luigi che
Fausto. Sono delle belle foto, si vede che erano andati giù o omaggiarlo, che lo sa, fare una passeggiata. Gli anni della guerra in questo paese era piena di sfollati e di infrattati. C'erano anche un sacco di ebrei, grazie anche a Gaudenzi che li ha protetti e tollerati, che era il sindaco di Anticone. Questi pittori hanno potuto continuare a vivere, a lavorare, perché sennò anche mia mamma sarebbe finita, cioè come sua mamma e sua sorella e tutti gli altri, perché era ebrea. Ma gli ultimi anni di mio padre era senz'altro in solitario, non aveva scambio, però era con ostinazione, continuava a dipingere. Anche se non aveva motivo. Poi anche lui in qualche modo ha sublimato la sua arte, perché ha dipinto solo piano piano, prima una palla, poi due, poi degli oggetti sferici, e poi è andato nell'assoluto con le sfere. Cercando di spogliarmi del mio ruolo di figlia, io credo di essere anche abbastanza obiettiva nel giudicare la pittura. Vedo molta coerenza e molta onestà. La sua ricerca era autentica del colore, della composizione, della forma. E questo lo è stato dall'inizio alla fine, con ostinazione, senza bleffare mai. Questo credo che traspara già dalle sue opere e questo andrebbe premiato.